Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È una sera di festa, una sera particolare per il nostro paese, perché onoriamo come ogni anno Santa Maria Maddalena, titolare della nostra chiesa parrocchiale, patrona celeste della nostra comunità. E questa sera vogliamo farlo anche caratterizzando questo momento proprio in questo modo, con questa messa solenne, ma non nel luogo abituale dove ci ritroviamo per celebrare l'Eucaristia, non nella chiesa parrocchiale, ma sul mare, in questo borgo di mare, che ci richiama quindi le tradizioni, la vita, la storia, o almeno una parte della vita, della storia e delle tradizioni del nostro paese. È un'occasione, come sempre, per affidare all'intercessione di questa santa la vita di tutti noi, di tutte le nostre famiglie. Per celebrare degnamente questa Eucaristia ci mettiamo alla presenza del Signore anche con i nostri limiti, con le nostre miserie, i nostri peccati, di cui chiediamo umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore mio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Santifichi, o Padre, e accenda anche in noi l'amore ardente e fedele di Santa Maria Maddalena per il Cristo Maestro e Signore. Egli vive nei secoli dei secoli. Amen. Prima di formare la processione per riportare la statua di Santa Maria Maddalena in chiesa, intanto fare un breve percorso nel paese, desidero ringraziare voi tutti per la vostra presenza numerosa questa sera, e quindi non solo gli abitanti di questo paese che sono legati alla venerazione a questa nostra santa, ma anche tutti i turisti, gli ospiti che si sono uniti questa sera a noi. Un ringraziamento particolare anche alle autorità militari, il comandante dei carabinieri e della capitaneria di porto, le autorità civili, il consigliere regionale, i sindaci che sono venuti dalla vallata e dai paesi vicini, e certamente un ringraziamento particolare al sindaco e all'amministrazione comunale di San Lorenzo al Mare per aver prima condiviso l'idea di come celebrare questa sera la festa di Santa Maria Maddalena, e poi soprattutto per il lavoro
la collaborazione fattiva per mettere a disposizione tanti mezzi e tanti servizi per rendere possibile questo momento di preghiera e di fede insieme. E poi certamente non voglio dimenticare di ringraziare tutti coloro che, sia in questa sera come in tutte le feste, ma come in tutte le domeniche, tutti i giorni, in parrocchia aiutano per tutte le celebrazioni, dal canto al servizio, ai fiori e a qualunque altro servizio o bisogno sia necessario per la comunità. Quindi un grazie a tutti, affidiamo davvero il nostro cammino di comunità civile e religiosa alla protezione di questa santa, perché possa aiutarci davvero a camminare nelle vie del risorto in una vita rinnovata. Ora ci prepariamo per la processione, apriranno i ministranti, i chierichetti, al seguito alcune donne, persone con i flambeau accesi, poi il sacerdote, la statua della santa, subito dietro le autorità civili e militari e tutto il resto dell'assemblea.
santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiamo godere con Santa Maria Maddalena e con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.